sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Bentornati, bentornate a Sul Divano con, un saluto a coloro che solo in questo momento si collegano su RBE TV. Abbiamo con noi sul divano Giovanni Battaglino. Ricominci da qui, perché hai perso il filo. Ricominci intanto che il mondo si fa un altro giro. Ricominci perché ti sei persa alla fine d'una storia che forse non era neanche una storia per te. E trovi nessuno a dirti davvero dove si va. E non vedi strade senza varianti né incognite. Come sarebbe più facile avere un'idea e niente più, come sarebbe più semplice non dover sempre scegliere. Ricominci da te, anche se è più difficile ormeggiare la barca sull'isola che chiami non pensiamoci più. Ricominci perché a volte il tempo si sbaglia e la vita ti passa ancor prima tu possa ammalarti di lei. Ogni passo ha un'impronta che se guardi avanti non vedi mai. E il futuro è una terra dove è complesso nascondersi. Lontano e vicino formano un punto che si ferma qui. Niente di difficile, a pensarci è possibile. Ricominci perché ti fidi ancora di te. D'un mattino che prende la notte e la porta con sé. Un disegno a matita appeso sul cuore si va. Senza lamenti, tutto fuori dai denti. Ricominci per lui che ti ha amato nell'anima, quando non si sapeva se volessi restare o andartene via. Ricominci per lei, che ti ha chiuso la porta, quando non si capiva se volessi restare o andartene via. Come un'ombra al balcone con gli occhi sul mare ti senti così, appoggiata ad un filo ma dell'equilibrio non importa più. Che se capita un salto, un tuffo, qualcos'altro che ancora non sai, sia quello il momento senza alcun rimpianto. Ricominci perché ti fidi ancora di te. Fosse solo per questo basterebbe così. Un disegno a matita appeso sul cuore si va. Sia quello il momento, sia questo il momento. Sia questo il momento, sia questo il momento.
sia questo il momento, sia questo il momento. Ricominci, Giovanni Battaglino. Ciao Giovanni, ben arrivato. Ciao. Ho sbagliato due parole. Va bene, vado. Noi... Però è bello della... che siamo qua. Della diretta, diciamo così. Sì. Ma soprattutto, soprattutto è bello lasciarsi andare. Sì. Anche se in realtà hai sbagliato, noi non ce ne siamo accorti, perché sì, eravamo presi dall'ascolto di questa canzone, che è il terzo brano del disco Ricominciare dalle parole. Ok. Il nuovo album, ultimo album in realtà, uscito lo scorso gennaio di questo 2023, Giovanni Battaglino, Ricominciare dalle parole. Ricominci perché ti fidi ancora di te. Io, se c'è una cosa che ho notato in questo tuo nuovo lavoro, ancora di più rispetto ai precedenti, Giovanni, è l'umanità. Ah. Cioè l'essere umano, non come solo come persona, ma l'essere proprio come verbo, la persona che è un essere umano, quindi con tutte le sue fragilità, con tutte quegli avvenimenti, quelle debolezze, se vogliamo, ma che alla fine sono quel punto di partenza dal quale si riparte, appunto, dal quale ripartire con fiducia, se vogliamo, nonostante tutto. Quindi una bellezza nonostante, che evoca insomma il tuo nuovo album, 10 canzoni delle quali presenteremo insomma qualche brano proprio in questa puntata su Il Divano con 10 canzoni con un titolo molto importante, Giovanni. È un'esigenza, evidentemente, ricominciare dalle parole. Anche con la musica si può ricominciare dalle parole. Perché? Sì. Dunque, allora, queste canzoni qua le ho scritte su questo taccuino che poi ho voluto fortemente riportare nel disco. Sì, è vero. Mi hanno detto, però chissà perché la calligrafia, la grafia. Allora ho provato a chiedere a qualcuno che mi facesse questo lavoro, e poi mi hanno detto, ma scusa, ma perché non le metti... Non le metti tu, non metti proprio la tua scrittura. E quindi siamo riusciti con Ivano Antonazzo a rendere abbastanza bene, rendere leggibile anche sul piccolo taccuino. Quindi questa è la tua scrittura, Giovanni? Sì, sì, ahimè. Okay. Ahimè, ma sì. No, vabbè, guarda, io scrivo, allora, a scuola dicevano zampe di gallina, ai miei tempi, ecco. Questo no, questo è molto leggibile. Soprattutto, sai cosa mi è piaciuto? E se ci colleghiamo a quello che dicevi tu prima, ho sbagliato qualche parola. In realtà ci sono anche le cancellature. Sì, l'ho lasciato. L'avete lasciate, ma è una bella scelta questa. Anche questa è umanità, cioè non siamo perfetti, ma va bene così. No, guarda, sulle parole delle canzoni ho pensato l'altro giorno a una cosa. Quando scrivi, chiaramente scrivi molte più parole di quelle che andranno nella canzone, no? Poi certe volte cominci a scrivere qualcosa, un flusso che ti viene, poi da lì c'è proprio bisogno, io almeno ho proprio bisogno di cominciare a scrivere, anche se poi sono cose delle cavolate. È come se facessi, mi ricordo forse George Harrison diceva che bisogna buttare giù anche le cose che non ti piacciono, così fai spazio a qualcosa, a quello che bello, ti è. Bello. Comunque a tutte quelle parole anche che togli e che rimangono, magari sì, in realtà... Io mi sono accorto che concorrono, ci sono lo stesso nella canzone, anche se tu non le stai cantando. Tu che le hai scritte lo sai che ci sono anche quelle, perché ti vengono anche in mente quelle lì che non ci sono più. Quindi in qualche modo hanno concorso a creare quello. Quindi è un processo creativo, un processo in cui si parte dal pezzo grezzo, diciamo, che ha diverse parole, parole che magari così, appunto, come diceva George Harrison, bella questa, mi è piaciuta, è bene tirar fuori, perché è bene fare spazio all'essenziale. Come si fa a capire che cosa è essenziale poi? Ti ha aiutato a capirlo scrivendo queste canzoni e riascoltandole, perché ricordiamoci, il disco è il risultato finale di un viaggio creativo di cui ormai possiamo parlare al passato, però è un modo anche per guardarsi alle spalle, per guardare avanti. Hai avuto modo anche di riflettere su questo, sull'essenzialità, su cosa è davvero importante? Sì, ci deve essere qualcosa che in qualche modo funziona, cioè la canzone, adesso non è che voglio dare lezioni, però la canzone è qualcosa dove non sempre un bellissimo testo
porta a una bella canzone. Certe volte ci sono dei bellissimi testi che almeno a me piace più leggere senza la canzone, perché con la canzone mi perdo qualcosa. E certe volte c'è una bella canzone che poi vai a vedere, non ha né una delle parole, cioè le parole definitive, né una musica stratosferica, però funziona bene. Bisogna cercare, uno cerca sempre, poi ci riesce qualche volta soltanto, di creare proprio un'opera che funzioni. Le parole devono essere qualcosa che si deve cantare. No, non è qualcosa che si deve scrivere e basta, deve essere qualcosa che poi funziona quando la canti. Quindi non è un riempitivo, è un qualcosa che... È un processo difficile, secondo me. C'è chi scrive delle belle canzoni e magari, come ti dicevo, le vai a vedere, prese singolarmente, non c'è la rivelazione definitiva. Però funziona, però gira bene, però anche quel concetto lì, magari semplice, emesso con la musica che lo accompagna bene, e diventa molto più forte rispetto a... capisci? Perché una canzone funziona? Da cosa lo possiamo capire? Io ti parlo veramente come l'uomo della strada che incroci. Che cos'è che fa davvero funzionare una canzone? In questo caso, che cosa fa funzionare un testo insieme alla musica? Perché parliamo di armonia, non solo appunto come studio della musica, ma anche di unione, che deve essere assolutamente consonante tra testo e note. Questo secondo me non lo possiamo sapere, altrimenti scriveremo tutti dei capolavori. Però quando nasce una musica, almeno a me, ma credo anche altri, ci canti già sopra qualcosetta, no? Secondo me quella robetta che canti così tanto per, non devi buttarla via, devi tenerla, perché quella è un po' il viatico, no? È un po' la strada che ti indica dove devi andare. Ecco, ma anche il titolo stesso, insomma, di questo tuo lavoro, Giovanni, il cominciare dalle parole, vuole essere anche questo un'indicazione per un sentiero. Sì. Dove andare? Tenendo conto di ciò che è stato, evidentemente, perché il ricominciare evoca un qualcosa che è al passato, no? Qualcosa che è successo, quindi si ricomincia. Sì. Si ricomincia dalle parole. Perché ricominciare dalle parole? Perché dare un peso così specifico a ciò che diciamo? Perché no? Anche con la musica. Perché penso che la parola sia l'inizio di tante cose. Quando hai in mente un progetto, quando hai in mente una cosa che vuoi fare, spesso prima la dici. È come la dici, è come se la tirassi fuori, no? Come se te la vedi, poi dopo allora... Però le dici, voglio fare questo, oppure mi piacerebbe, oppure ho pensato che... E intanto, mentre lo parli, questa cosa comincia a prendere forma. Sì, cioè, di mezzo c'è anche la pandemia, un po' questo tema trovo che l'abbiamo già tritato abbastanza, però c'era un momento che abbiamo detto cosa succederà, dove andremo, cosa faremo. E io lì mi sono preso il taccuino quando mi sono un po' arrabbiato, perché stavamo facendo Traviata a Rieti con tutte le precauzioni del mondo, era ottobre del 2020, fine ottobre, e quindi c'è tutto distanziamenti, sì, tutto quanto, certo. Dal giorno dopo di nuovo chiusura dei teatri. Allora uno dice, ma caspita, cioè tutta questa gente, io fortunatamente non faccio questo di mestiere, però c'è gente che veramente ha avuto un colpo definitivo non da questo facile. Trattamento, e quindi ho detto, adesso scriviamo sul taccuino, cerchiamo di mettere giù tutte queste parole per poi quando... Tra l'altro l'hai citato poco fa, Giovanni, oltre ad essere un cantautore sei anche un cantante lirico, sì. Opera lirica, sì. È una delle tue passioni evidentemente, sì. Anche in quel caso lì, insomma, ci sono delle arie, no? Che evocano parole che passano il tempo. A me viene in mente Puccini, viene in mente, insomma, grandi autori che sono davvero diventati storia, sì. del nostro tempo, storia della musica. Ricominciare dalle parole, quindi tu come musicista, l'idea di unire la voce e le parole è una sfida evidentemente che hai voluto cogliere, hai voluto provare con questo tuo nuovo disco. Quindi la voce, tu che sei un cantante lirico, la voce non è solo uno strumento, ma evidentemente un mezzo per esprimere delle parole. L'importanza delle parole in un'epoca in cui c'è tanto rumore, Giovanni, io ho quella sensazione lì, anche
con le tue 10 canzoni del disco ho avuto anche questa sensazione, cioè l'idea di consigliare a chi ti ascolta di fermarsi e di dare un peso anche all'ascolto, non solo quindi il pronunciare le parole, ma anche dall'altra parte di ascoltare. Quanto è importante questo dialogo per te come cantautore? Dialogo tra te, che appunto scrivi le parole, e chi le ascolta. Pensi a chi ascolta? Sempre. Ti rivolgi a lui o lei? Sempre. Io quando canto, quando faccio i concerti, penso sempre di stare cantando per quello lì, quello là, cioè li guardo. No, perché io credo che sia anche utile. Perché se tu pensi di raccontare qualcosa a quella persona lì, e tu canti diversamente, perché tu è vero che canti, però stai anche raccontando, stai dicendo guarda ti sto dicendo questo. Bisogna, sì, adesso, cioè se pensi a una cosa, adesso gli album tendenzialmente si fanno per, già pensando a un tipo di ascolto non così concentrato, non so ecco, come dirti, certo. Un album progressive degli anni 70 che inizia con un pianissimo che dura magari 30 secondi è inconcepibile. Perché? Perché non deve essere... Io non dico che sia brutto uno, bello l'altro, però perché non devo pensare a una cosa, a una musica per un ascolto? Io devo pensare a qualcuno che ascolterà, non mi interessa. Non devo pensare a uno che la metterà lì mentre lava i piatti o mentre fa qualcos'altro, o mentre fa la spesa al supermercato, perché quello lì sì, può essere una funzione, ma non deve essere il fine di creare una canzone. C'è tanto rumore evidentemente intorno a noi, tante distrazioni, sta cambiando il modo di ascoltare e di proporre la musica evidentemente, siamo pronti a questo o vogliamo comunque giustamente tentare di dare altri punti di vista alla persona che ascolta? Secondo me sì. È importante questo. Secondo me sì, perché magari si ridurranno, però le persone che vorranno ascoltare la musica ci saranno sempre, che magari per questo si ricompreranno magari un vinile, perché il vinile presuppone anche proprio un rito, esatto, che io metto il piatto, metto la puntina, devo stare lì a ascoltarmi. Poi devi girare il disco, perché poi la puntina arriva in fondo. Certo, no, e quindi io penso bisogna continuare a fare così. Certo. Siamo sul divano con Giovanni Battaglino, stiamo presentando il suo album uscito a gennaio del 2023, sì. Ricominciare dalle parole. Il secondo ascolto è Mancato Amore. Allora mi devo preparare. Va bene, nel frattempo io cerco di Mancato Amore posso anche parlare se vuoi. Ah, bene, no, bene. Di qualcosa tu? No, beh, io dico solo dire. E guardo la chitarra. Eh sì, io l'ho portata per te. Bravo, so che mi hai fatto questo regalo. Chitarra 12 corde. L'ho portata perché l'altra volta mi dicevo la chitarra 12 corde. Sì, io l'adoro queste chitarre così. Anche questo è un prodotto artigianale, come sa essere artigianale la canzone, lo abbiamo detto anche in altre occasioni qui a Sul Divano con, e mi piace ribadire e sottolineare questo concetto, come il concetto che hai sottolineato tu, cioè il ritornare, anche ricominciare anche dall'ascolto, sì. Quindi dalle parole dette ma anche ascoltate. La seconda canzone della nostra chiacchierata sul nostro divano è Mancato Amore. Mancato Amore è il secondo brano del disco, sì. Ricominciare dalle secondo parole. Secondo me è il brano nel disco, non quando oggi, riuscito meglio. Riuscito meglio per tutto perché? L'insieme, l'arrangiamento, l'evoluzione, la mia interpretazione, tutto qua. È una canzone che se tu ascolterai con la prima strofa finisce, in realtà. E quindi io ho scritto la prima strofa e poi ho detto boh. Quindi ti sei bloccato, diciamo. Sì, avuto... per tanto perché? Tempo, perché dicevo io ho finito. E poi dopo invece mi sono sforzato un pochettino, sono andato avanti. Dai, sono curioso, dopo ne parleremo ancora volentieri. Vabbè, proviamo a vedere se riusciamo a farlo. Dai, Mancato Amore, Giovanni Battaglino sul divano. Mi son fatto da parte molte volte con te, per guardarti dai vetri della mia fantasia, così ti ho invitata a passare, qualche volta a restare, ma poi ho preferito sognarti che averti con me. Mancato amore, eterno fiore, seta di un sogno
che riappare. Quando sono partito una volta di più, tu m'hai preso la mano, non volevi che andassi via, ma dovevo lasciarmi quasi tutto alle spalle, una via da seguire lontano da qui. Così poco alla volta ti ho ricreata per me, quasi calda presenza, immagine, desiderio, una riserva di affetto che si stende al mio fianco e mi racconta la vita che avrei fatto con lei. Manca tuo amore, eterno fiore, seta di un sogno che riappare. Breve stagione, caldo rimpianto, dammi le note del tuo canto. Quando resto da solo, mi vedo con te, nelle stanze del mondo, nel tempo sospeso per noi, anche se non esiste, è quasi meglio di niente. Chi l'ha detto che serve qualcosa di più? Manca tuo amore, mare che appare, parlami ancora come allora. Portami indietro, dentro il tuo cuore, lasciami il segno dell'aurora. Fa fa va va, fa fai va va va, fa fai va va va, fai va 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 va, fa fa va va, fa fai va va va, fa fai va va va, va vai va vai va va. Papà, papà. Qualche volta ti cerco per sapere che fai, solo piccoli accenni e capisco che sei ormai sola nella tua casa, già finita la cena, col pensiero a domani che ti porta con sé. Giovanni Battaglino, Mancato amore, seconda traccia, seconda canzone di Ricominciare dalle parole. Si può ricominciare dalle parole, si può ricominciare anche dai sogni, da ciò che poteva essere invece no. O che magari è in modo diverso, perché l'amore sa essere anche questo. Spesso magari confondiamo il possesso con l'amore. E in questo caso, in questa canzone, inizi con mi son fatto da parte molte volte con te per guardarti dai vetri della mia fine, della mia fantasia. Quindi è un'immagine di una persona, evidentemente, di un amore che rimane nei sogni. E proprio in questa canzone hai avuto quel blocco, diciamo. Probabilmente non era il momento giusto quando hai scritto quella strofa, di getto, immagino, quindi si può essere istintivi anche con la canzone, per poi ripartire. Quante volte hai ripensato a quale sentiero prendere per concludere, per portare a termine il mancato amore? Ne ho buttate giù, se vado a vedere c'è parecchio. sì. Di quelle parole lì che poi non metti. sì, perché sono partito da questa visione qua, di questo uomo alla finestra,
E poi l'ho fatta leggere a una mia amica che mi ha detto: ah sì sì, cioè, si è ritrovata pienamente. Quindi ho detto: ok, va bene, allora esiste quella roba lì. Difatti lei mi diceva: ah sì, che bello quando l'amore rimane così, che si riesce a mantenerlo così ideale. Quindi ho detto: va bene. Ma l'amore può essere amore soprattutto, credo, quando è reciproco, no? Quando sì, un sentimento, infatti, in questo caso resta il nostro protagonista o la nostra protagonista è così alla finestra che guarda il vivere, no? di questa persona che sogna e che ama dentro di sé. Sì, poi rimane comunque questo legame, perché lui dice: qualche volta ti cerco, sì, quindi nonostante sia passato il tempo loro ancora si sentono, però comunque l'altra persona è presa dalle sue cose, quindi ecco. Quanto è difficile accettare anche questo, cioè accettare lo svolgere delle cose, lo svolgere delle nostre umanità senza imporsi? Siamo in un'epoca in cui vogliamo tutto e subito, tutto è per forza, poi magari ce ne disinnamoriamo subito dopo. Viviamo di tante pseudopassioni, forse ricominciare dalle parole, bisogna ricominciare anche dai sentimenti, secondo te, Giovanni? Sì, e poi soprattutto in amore una delle cose più difficili sono le aspettative. In generale, una delle cose, cioè, se noi riuscissimo veramente a non avere aspettative, che non significa non avere ambizioni, potremmo fare dei passi avanti notevoli, perché noi ci aspettiamo che l'altro che faccia determinate cose, che le cose vadano in un certo modo, perché C'è l'aspettativa in questo caso. Quanto fa bene l'aspettativa all'amore? Forse no, io non credo. Bisogna prendere la persona per quello che è? No, non, io penso che comunque non bisogna avere aspettativa che quella persona sia come pensiamo noi. Dobbiamo invece cercare di capire come quella persona è e riuscire a accettarla, e poi prendere anche, cioè può essere una grossa opportunità trovare qualcuno che non è come tu te lo aspetti, perché ti farà sicuramente, ti muoverà qualcosa e tu anche evolverai stando con lui. Questa canzone, quindi, Mancato Amore, si è evoluta in sì, più di un'occasione. C'è stato del tempo in cui doveva forse fermarsi per capire. Sì. Anche in questo caso, nel libretto che accompagna il brano, ve lo sto mostrando qui adesso per chi sta guardando la trasmissione in TV o su YouTube, ci sono anche diversi disegni. Sì. Sono tuoi questi? No, quelli li ha fatti Ivano. Gli ha fatti Ivano proprio volutamente, cercando di riprodurre una persona che così si mentre scrive fa anche, perché io faccio dei disegni. Faccio dei disegni. Non hai osato metterli? No, faccio caso. Degli scarabocchi o più che altro, non dei disegni. E a proposito di scarabocchi, nel pacchetto, insomma, che hai offerto a chi ti sostiene nel disco, poi parleremo del crowdfunding, eccetera, c'è anche un taccuino, e questo è il taccuino che è stato allegato al disco, però è un taccuino vuoto, e mi è piaciuta questa cosa. Tra poco ripartiremo anche da qui, da questo taccuino, dalla possibilità di ricominciare dalle parole anche da parte di chi ascolta. Sa essere anche questo il disco di Giovanni Battaglino che stiamo presentando in questa puntata di Sul Divano con Ricominciare dalle Parole. A tra poco. Sul Divano con Giovanni Battaglino, questa è Strada per dove vorrai. Hai sfidato il tempo e sai, è stato meglio così. Hai invocato la sorte e lei ti ha difeso da te. La forza del mare non sa la terra che bagnerà, può chiederlo al vento, ma già è risacca che va. C'è una meta giusta in ogni sentiero perduto.
un posto che forse aspettava soltanto te. C'è un uomo che cresce in ogni domanda taciuta. È un modo per essere distanti senza andar via. Se rimpiangerai nulla cambierà, se riproverai non ti servirà. Lasci qualcosa che non hai trovato, senza sapere per cosa hai cercato. Se racconterai, io ti ascolterò. Se ti perderai, io ti seguirò. Trova la musa delle ore sorde. Trova la luce che morde la strada per dove vorrai. Per chi l'ha perduto non c'è un altro viaggio, ma tu hai il bagaglio bagnato e sai che lo butterai. A casa ti aspetta la neve appena caduta, la luna che cala sul fieno un fascio di blu. Tramonti con l'oro appassito in tasche di cielo e fuochi scattanti di ore che non tornan più. Se ti pentirai non ti servirà, se ci penserai nulla cambierà. Lascia passare i rumori del giorno, anche se gli echi faranno ritorno. Se mi cercherai, io risponderò. Se racconterai, io ti ascolterò. Sarai la musa delle tue ore sorde. Sarai la luce che morde la strada per dove vorrai. Sarai la musa delle tue ore sorde. Sarai la luce che morde la strada per dove vorrai. Strada per dove vorrai. Giovanni Battaglino sul divano con siamo sul divano con questo album, l'album solista uscito nel gennaio 2023, Ricominciare dalle parole. Si ricomincia dalle parole, si ricomincia dalla strada, che è un'opportunità, un'opportunità per ripartire, appunto, sì. Per rendersi conto dei propri sbagli, ma nonostante questo andare avanti, perché è un po' la nostra indole, è un po' quello che siamo, quindi sfidare il tempo, essere, siamo stati meglio di così, o chi lo sa, forse sì o forse no, siamo noi, siamo umani. E voglio ripetere ancora questo concetto col quale abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, perché c'è molta umanità in questo disco ed è uno degli aspetti che amo dei testi. Sono contento che tu rilevi questa cosa, sono molto contento. E anche in questo caso troviamo alcune indicazioni che sono appuntate nel libretto. Anche questo è una consuetudine non così scontata, l'inserire un libretto con le parole, proprio per accompagnare l'ascolto evidentemente della musica, per dare importanza e peso a quello strumento così bello, così importante, che ci lega a quel bisogno che abbiamo come esseri umani, quello del racconto e quello dell'ascolto. Quindi le parole che si incontrano da chi le dice a chi appunto le ascolta. Strada per dove vorrai, questo ovviamente, come le altre canzoni che stiamo proponendo qui sul divano insieme a Giovanni, sono brani che nel disco potete ritrovare in realtà con tutto un arrangiamento. Certo. Perché in questo caso stiamo andando alla radice delle canzoni. Assolutamente. Questa canzone è nata con la voce e con la chitarra. Sì,
Con la voce e con la chitarra, no, in realtà anche è nata col pianoforte, ah, perché c'è tutta una progressione di accordi, come hai visto, no? Sentiamo, nella strofa, cioè tutti questi passaggi, no? La, poi la diminuita, poi il minore, poi l'altra diminuita, e quella è una cosa che sul pianoforte è molto più intuitiva, perché tu ti sposti, cioè, cambi il basso e ti muovi molto poco. Sulla chitarra è difficile, devi trovare delle posizioni che rendano un po', per evitare di fare track, tra i salti, no? I balzi. Invece sul pianoforte ti riesci a legare molto di più. Tanto tu parti come pianista, ci sei formato come pianista. Sì, sì, come ho studiato tanti anni pianoforte. Ecco, come pianoforte, poi la chitarra, che è tua fedele compagna, anzi hai più chitarra, di una chitarra. La chitarra ho dovuto impararla perché ero stufo di andare in giro, col pianoforte. I miei amici suonavano, io non suonavo, e c'avevo una chitarra a casa di mio padre, ho detto aspetta a me, adesso mi metto a imparare. Per questo brano, ad esempio, mi è piaciuta molto la collaborazione con Angelo Adamo, parleremo ancora delle collaborazioni che hai conosci questo soggetto? Sì, sì, è un mito, scienziato, si occupa di scienza, musica, divulgazione. Lui tra l'altro è calabrese, se ricordo bene, ma vive a Bologna. Sì. E anche lui mi piace tantissimo, abbiamo avuto modo di sentirlo qui su RBM, anche con lui, sì, un bel personaggio. Ecco, in questo caso parliamo appunto di arrangiamento, di condivisione, evidentemente, di questi pensieri annotati su un taccuino che diventano, come dire, spunto per musicisti, per cantanti. Parleremo ancora delle collaborazioni, come dicevamo prima. Sì. Però hai condiviso questo percorso anche in questo caso con l'armonica di Angelo ha voluto mettere questa. Come mai l'armonica in questo brano? Ma perché c'era, allora, l'arrangiamento di questo brano qua, adesso non parlo di questo, certo, bisognerebbe parlare di tutti, però vabbè, l'ha fatto Luca Scarpa. Luca Scarpa è un grande musicista, adesso è in tour con Ramazzotti, faranno credo più di 60 date in giro per il mondo, però al di là di questo, a lui sono piaciuta questa canzone, quindi ha deciso di collaborare e l'ha fatto anche, diciamo così, con molta amicizia. Un'altra canzone l'ho scritta addirittura insieme a lui. Dire? Sì, perché lui mi ha detto, guarda, qui ci va un pezzo binario. Cosa vuol dire pezzo binario? Cioè in due, non solo, perché questo qui è un pezzo in tre quarti, quello di prima anche, e quello di prima combinazione. Io tendo a fare molti, molti pezzi ternari. Però in realtà lui ha ascoltato tutti i pezzi, mi ha detto qui ci va un bel pezzo binario, mi ha fatto ascoltare delle cose, allora gli ho portato, ci siamo incontrati parecchie volte, sì, gli ho portato l'inizio di una strofa, lui mi ha detto possiamo andare avanti così, fare cosa, e abbiamo fatto questo pezzo proprio insieme. Poi gli ho messo il testo che si chiama Dire. Dire, una canzone, tra l'altro la sesta traccia dell'album. Un altro degli aspetti che noto in queste 10 canzoni sono le immagini, Giovanni. Mm. L'evocare delle immagini, anche in questo caso parliamo di tramonti color oro appassito, tramonti color appassito in tasche di cielo. Quello è un verso che mi piace. Bello! C'è poesia in questo, quindi si può mettere, ed è bello quando si può notare la parola insieme alla musica. Si può leggere sia singolarmente, evidentemente come testo, con la musica assume, secondo me, un valore ancora più suggestivo, a mio parere. Il tuo rapporto con le immagini, trasferire le immagini all'ascoltatore e all'ascoltatrice, in questo caso, partendo dal disco, abbiamo già parlato del live, dei concerti, ma anche il disco, quindi io mi sono immaginato con il libretto in mano, con le tue canzoni, mentre ascoltavo il brano, in questo caso Strada per dove vorrai. Il trasferire delle immagini, ecco, anche questo è una... senza avere il video. Eh sì, perché io parto da visioni. Bello. Sì, perché ho questa... Visionario. Sono un visionario, sì. No, in realtà me l'ha detto anche una persona competente. Mi ha detto che comunque ci sono persone che hanno la soglia... sono bassa soglia, come diceva lui. Quando hanno lo stato ipnagogico, cioè quello che sta tra la veglia e il sonno, più facile da raggiungere, quindi si possono connettere, diciamo così, anche stando svegli, e quindi hanno, ma non è una roba bella, abbastanza diffusa, sì. Io pensavo che tutti fossero così, poi un giorno ho parlato con questo scienziato che ho avuto la fortuna di incontrare, mi ha spiegato bene che invece non è così, e che questo stato
quasi tutte le persone ce l'hanno a livello incosciente, cioè passiamo dalla veglia al sonno, dal sonno alla veglia in modo incosciente. Invece ci sono persone che hanno questo stato a livello cosciente, cioè volendo possono starci anche mentre fanno determinate cose. Quindi il sognare ad occhi aperti o qualcosa del genere? Sì, no, però in realtà non sono sogni, sono delle immagini. È il primo, se vuoi, è il primo stadio di quelli poi per arrivare all'estasi, no? Che sono qua, almeno quattro stadi, molto più chiaramente. Però lui era, non so, ti interessa che vado avanti con questa cosa? No, mi incuriosisce, parlerei ore di queste cose, però, anche perché anch'io ho delle immagini davanti, in questo momento sono con te, però al tempo stesso ho delle suggestioni visive. Ecco, che potrebbe essere, è uno stato nervoso, uno stato proprio... Nervoso, cioè, non no, nel senso... No, è uno stato proprio che questa persona infatti mi ha messo gli elettrodi... Pure? Ah. Sì, no, perché c'è proprio una risposta, fisica. Mi affascina molto queste cose. Qua. Allora, abbiamo parlato di immagini evocate attraverso la parola e attraverso la musica, evidentemente con ad esempio il quinto brano del disco, Ricominciare dalle parole, Strada per dove vorrai. E a proposito di immagini, tra poco proporremo ai nostri amici e alle nostre amiche all'ascolto e in visione su RBA TV Il peso delle cose, che è il primo brano che hai scelto per aprire l'ouverture, no? Detta nel mio francese maccheronico, parlando di opera lirica, visto che sei appassionato e ti occupi anche di questo. Il peso delle cose, Ricominciare dalle parole e Il peso delle cose. Sembra entrambe questi concetti evocano il ritrovare ciò che vale davvero, ciò che è davvero importante. E anche questo è un bel cammino, insomma, anche questo si tratta veramente di una strada abbastanza impegnativa. Il peso delle cose, da dove sei partito per il video, per realizzare questo video e poi soprattutto ancora prima dalla canzone? Allora, sono due approcci diversi, perché la canzone nasce da una visione, proprio da questo tipo qua che si sveglia e si trova sospeso a tutte queste sue ansie, che sono... Lui cerca di mettere tutto in ordine, che tutto funzioni, no? Come se l'ho usato l'immagine dei sassi di Magritte, no? Tutto appeso. Però poi alla fine si trova lui stesso appeso, lui stesso con queste cose nel letto, nel parquet. E allora a un certo punto prende la macchina e va dal suo amore, no? Come atto, facciamo una cosa bella, però anche lì poi dopo, quando arriva da lei, è incerto, non sa, spera che non ci sia, suona il campanello, poi è così, no? Poi alla fine vive questo momento, però poi dopo torna di nuovo a casa e ha di nuovo l'ansia di trovare un parcheggio, quindi ritorna nel suo loop questa cosa. E invece il video è un'altra roba. Allora, il video l'ho fatto con Francesca Lanza, che è una musicista di Pinerolo, che si diletta, diciamo un po' più che si diletta, insomma, sta approfondendo tutto un uso della macchina fotografica in modo creativo, e abbiamo usato la ferrovia abbandonata di Pinerolo, perché ci sembrava perché lei è partita soprattutto dal ritmo della canzone, molto sincopato, e infatti abbiamo fatto dei time lapse, usato questo binario abbandonato, usato le rose che ci sono nella canzone, e ci sono stati, ti posso raccontare delle cose divertenti, ci sono state abbiamo trovato il fioraio vicino a dove abbiamo girato il video, abbiamo trovato questa ferrovia così arrugginita, su cui abbiamo messo anche le rose rosse che ci sono, poi abbiamo usato la velocità, anche l'accelerazione di me che cammino sulla ferrovia, e poi abbiamo usato lo stesso tempo, l'unità di tempo, no, cosiddetta, della canzone, quindi il tardo pomeriggio tendente alla sera, infatti poi la canzone si chiude quando la luce ormai sta andando via. E poi c'è stata una cosa divertente, perché sul binario non c'era nulla, c'era però una carta di un Kinder Bueno, no? E quando abbiamo finito, Francesca stava riprendendo, ha finito e mi ha detto Bueno, nel momento in cui mi ha detto Bueno io ho trovato la carta del Kinder Bueno.
una visione diventata realtà di questo cioccolatino, di questo dolce. Ti mancano cose da dire, ti mancano rose da offrire. Sì. Il parallelo tra cose e rose, sì, non è solo un suono, ma è anche, insomma, un modo per esprimere dei concetti. Sì, anche una citazione della vecchia canzone di Malamore No, no? Sai, Il peso delle cose, per chi sta ascoltando e guardando RBE TV, Giovanni Battaglino, ma anche in radio, si possono immaginare, evocare delle immagini, d'altronde la magia della voce e della musica è anche questo. Senti il peso delle cose, approfittano di te, te le trovi dentro il letto o infilate nel parquet. Quando cerchi di capire, già le perdi, vanno via. Troppo peso, troppe cose, troppo tempo che non hai, ti mancano cose da dire, ti mancano rose da offrire. Cose immobili e sospese come massi di Magritte, ad ognuna hai dato un peso, uno spazio, mentre tu resti appeso tra le cose. Più le osservi, più non sai chi è chi e cosa è cosa, cosa è giusto, cosa no. E lasci la scena intatta, ti lanci nel traffico e vai via. Ti lasci dietro tutte le cose, vai dal tuo amore diretto senza neanche una bugia. Chiudi un flusso di paura dentro l'auto sulla via, poi citofoni alla porta mentre speri non ci sia. Sei andato in quella casa per una cosa, niente più, la più pura, la più spinosa. Lei ti apre, sali su. Poche scale, quante volte, quanti giorni, ed ecco qua, pronto a fare quasi un dovere, senza rimorsi, scompare la città, senza rimorsi, scompare. Metti insieme le parole, suoni fiato, pause e no, col profumo delle rose che hai portato lì per lei. Questo giorno che ora muore, questa luce che va via, è il tuo mondo, il tuo colore che rimane in casa sua. E lasci la vita intatta, ti tuffi nel traffico e vai via, ti lasci dietro tutte le cose, vai verso casa sperando in un parcheggio e così sia. Il peso delle cose, Giovanni Battaglino, primo brano, prima canzone dell'album Ricominciare dalle parole, che è un po' il centro del nostro racconto sul divano con Giovanni Battaglino. Ti sta bene qua? Sei comodo? Sì, sì. È a tuo agio, bene, mi fa molto piacere. Ecco,
il brano che abbiamo appena ascoltato, ma soprattutto il prossimo, La Giostra, mi dà lo spunto per un aspetto che riguarda il disco e il tuo lavoro, perché anche nel tuo disco precedente, sì, solista, avevi collaborato e hai collaborato anche in questo caso con molti musicisti, ma anche scrittori in, sì, questo caso. Hai ricordato prima ai testi, appunto, abbiamo ricordato alla musica, volevo dire, Luca Scarpa, sì, abbiamo anche avuto modo di parlare anche in altre occasioni, e lo facciamo anche in questa puntata di Sul Divano Cone, di Non ho occhi, un brano al quale so che sei molto, molto, sì, affezionato, realizzato insieme a Carlo Pestelli, sulla, sì, disabilità e sulla diversità, in realtà, più che è una parola chiave anche questo, si può ricominciare dalle parole partendo appunto dalla diversità. In questo caso volevi parlare della condivisione delle parole per un altro brano, per La Giostra, sì, che so hai realizzato, hai composto insieme a un altro scrittore, sì, a Giorgio Olmoti. La Giostra, anche in questo caso parliamo di una metafora, no? Perché le parole sono un mezzo, evidentemente, per esprimere concetti e idee molto più ampie. Sì. Beh, un brano, come vedrai, come sentiremo, insomma, sentirai, è un brano abbastanza diretto, parla di un cecchino e niente, una cosa, la guerra è quella roba lì, non è che ci sia molto da fiorire. Sì. Ma com'è nata questa canzone? Giovanni, tu hai dato lo spunto a Giorgio, oppure sì, io ho dato la musica, no, gli ho dato la musica e lui ha scritto il testo, punto. In questo caso, quindi, è partita la musica, sì, tu volevi così delle parole, appunto, sì, un testo per... Sì, c'era questa cosa, l'approccio, questo approccio che ha avuto Giorgio è molto, molto diretto, mi è piaciuto molto perché... Combinazione, io nello stesso tempo avevo letto la storia di un pilota di drone che aveva smesso di farlo con grossissime ripercussioni poi sulla sua psiche. E la mia questo qui è un cecchino, se vuoi possiamo ambientarlo nella guerra di Bosnia, la guerra in Bosnia, sì, no? più che in questa guerra qui, però... Se guardi, ci sono molte immagini. Io poi, quando ho letto questa storia del pilota di drone, ho visto moltissime cose. Cioè, perché, se vuoi, la vecchia cosa, no? C'è il chiodo che ha ucciso Gesù Cristo e la pistola che ha sparato, c'è il fucile che ha sparato a Kennedy. È sempre la stessa arma. La guerra è sempre la stessa cosa. La guerra la fanno sempre non i poveracci, ma quasi. Insomma, gli altri sono quelli che comandano, no? C'è un passaggio che mi piace molto. Resta immobile sulla giostra. Quando parliamo di un cecchino, del protagonista di questo brano, resta immobile sulla giostra, è un concetto che mi ha colpito. Resta immobile sulla giostra mentre il mondo ti passa davanti. Quindi noi siamo... Che è strano, perché la giostra gira e tu sei fermo così e ti lasci accompagnare da questo moto, senza essere evidentemente parte attiva, ma ti lasci trasportare. Sì. È bello questo concetto, un concetto molto, molto interessante. E quindi si parte da un testo che parla della guerra, delle persone soprattutto, sì, perché parliamo della guerra soprattutto a partire dalle persone e dall'umanità, e dalle due parti, evidentemente, dal cecchino, dal pilota di drone che hai citato prima, e diciamolo, anche chi sta dall'altra parte, sì, evidentemente, sì, dell'arma, a chi subisce. Sì. Mi è piaciuto perché, non so, quando parliamo della guerra tendiamo a parlare sempre più o meno delle stesse figure, invece ci sono queste figure qua che sono sempre un pochettino... cioè tu non faresti uno speciale... dove parli di un cecchino, perché non è corretto, non si deve fare, no? Per esempio. E invece potrebbe essere interessante andare a vedere, perché c'è una persona lì. Che capisci? Sta perdendo la sua umanità, evidentemente. Ci sono un sacco di mercenari, per esempio. Io una volta ne ho conosciuto anche uno. Dove? Qui? No, sì, qui in Piemonte. Adesso non voglio... Sì, 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 però... ci sono persone che fanno quello di mestiere. Pazzesco. Fa... È così, è pazzesco, però ci sono. Soltanto se cominciamo a guardare le cose come sono, per esempio ci sono ancora ci sono persone che puliscono il mare dai cadaveri lasciati dagli sbarchi clandestini, fanno quello di mestiere.
Cioè, adesso non è che voglio, non sì, è sì, che persone... dobbiamo, però dobbiamo cominciare a pensare a tutto, non solo a una determinata informazione, determinate notizie filtrate, sempre solo determinate cose. Dobbiamo aprire la visione e vedere tutto quello. Quindi che tutti c'è. I punti di vista. Sì, persone sì. In realtà sbarcano per cercare una nuova strada nella propria vita, più che clandestini, a mio parere. Allora, sì. La giostra. Ho detto clandestini per capirci. Okay. La giostra di Giovanni Battaglino, complicità in parole, quindi Giorgio col Olmoti. Senso della frase di Giorgio Olmoti. Olè. Nai nai na nai nai na na. Nai nai na nai nai na na. Nai nai na nai nai na na na. Nai nai na nai nai na na. Nai nai na nai nai na na. Nai nai na nai nai na na na. Accompagnami alla giostra, quelle luci e quei suoni per noi sono il segno della vertigine e travolgere ti farai. Resta immobile sulla giostra mentre il mondo ti passa davanti. Inghiottito da luci e suoni, non distingui il respiro dai pianti. E mimetica la mia pelle, scarpe comode per marciare, segno i centri su questo muro e altra carne da masticare. Io, bocca brunita e lampo bianco su di voi, dietro quei passi il suono ancora spezzerà, verrò come un pensiero che ti prenderà. Sarò palla che brucia dentro te, verrò come un levriero che ti azzannerà. Sarò palla che corre cerca te. Nai nai na nai nai na na. Nai nai na nai na na na. Nai na 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 na. Paga un giro su questa giostra, scegli pure dove vuoi stare. Questa guerra è la guerra nostra, loro passano e tu a sparare. Giù il mercato è una danza tragica, tra la fame e la povera offerta. Scambieranno due scatolette con i resti di una coperta. Sono rimasto a spiare i volti, accucciato dietro al mirino, e la giostra ha fermato il giro sulla fronte di un mio vicino. Io, bocca brunita e lampo bianco su di voi, dietro quei passi il suono ancora spezzerà, verrò come un pensiero che ti prenderà. Sarò palla che brucia dentro te, verrò come un levriero che ti azzannerà. Sarò palla che corre cerca te. Nai nai na nai nai na na. Nai nai na nai nai na na. Nai nai na nai nai na na na. Nai nai na nai nai na na. Nai nai na nai nai na na. Nai nai na nai nai na na. Non mi sporgo mai dalla giostra, resto dentro e non cerco guai. Sulla strada fa bella mostra, solo il sangue che poi saprai. Sì.
sul divano con Giovanni Battaglino. Questa era La Giostra, brano numero 8 del disco Ricominciare, dalle parole al centro della chiacchierata che abbiamo condiviso in questa puntata della trasmissione di RB Radio TV, che vuole andare un po' a ricercare le parole e ricercare il dietro le quinte di un lavoro artigiano, quale sa essere appunto quello del musicista e quella del cantautore. Io auguro tanta bella strada a questo disco, e soprattutto auguro davvero che ci si possa ritrovare intorno alle parole e al piacere di fermarsi e di poter ascoltare, perché no, anche su Spotify, anche su YouTube. Su Spotify. Ieri sera ho visto che Il peso delle cose ha un ascolto a Kiev. Per dire, bello. Ma dai, volevo fare un post, però poi non sapevo cosa scrivere. Ma dire che l'hai detto già, è molto emozionante, sì. Queste cose. Abbiamo presentato questo lavoro che, tra l'altro, ricordo, permette al pubblico di ritrovare un taccuino vuoto, quindi ricominciare dalle parole. Bello questo taccuino vuoto che noi ascoltatori e ascoltatrici possiamo riempire con le nostre parole. In breve, so che questo disco è stato anche sostenuto dalla campagna di crowdfunding. Con quale obiettivo? Insomma, volevi condividere questo progetto? Evidentemente volevi che fosse un qualcosa di molto partecipato. Sì, già l'altra volta avevo fatto il crowdfunding. Per il primo album? Sì, al di là del fatto che raggiungi un obiettivo, ci sono un sacco di persone che ti vogliono bene, diciamolo semplice, molto semplice, e ti aiutano, ti sostengono, sono contenti. Ho fatto il concerto di presentazione a Torino, è venuta un sacco di gente, e... Però il crowdfunding è anche un modo per entrare in contatto con delle persone. Bello. Che altrimenti non... E quindi è anche un modo per dare ancora più valore, evidentemente, al proprio lavoro, e sentire il pubblico, la propria fanbase più vicina. Ricominciare dalle parole, Giovanni Battaglino sul divano con... Ciao Giovanni, grazie. Ciao, grazie tante, Carlo. Ciao, ciao.